Buongiorno dalla TG1. È una domenica di dolore nel piccolo villaggio druso del nord di Israele, dove ieri sera un razzo proveniente dal Libano ha colpito un campo da calcio uccidendo 12 bambini. Diversi anche i feriti, 3 sono gravi, un piccolo risulta disperso. Netanyahu è appena rientrato dagli Stati Uniti. Oggi il gabinetto di sicurezza e le autorità di Israele promettono una risposta durissima e accusano Hezbollah di aver superato ogni linea rossa. Ma ricostruiamo quanto è accaduto con il corrispondente Giovan Battista Brunori. Nel campo di calcio le biciclette dei bambini distrutte dall'esplosione che ha sconvolto Majdal Shams, questo villaggio druso nel Golan, controllato da Israele. Il giorno dopo la strage, le donne con il velo bianco in segno di lutto. I residenti del villaggio seguono i feretri dei 12 bambini e ragazzi uccisi. Secondo le forze israeliane si tratta di un Falak 1 di fabbricazione iraniana ad aver colpito questo villaggio druso, una comunità araba che professa una religione di derivazione musulmana, comunità integrata in Israele e parte dell'esercito. Ecco come si presenta oggi il campo di calcio, dove ieri alle 17.25 era in corso una partita. Troppo poco il tempo per mettersi al sicuro dopo il suono delle sirene che annunciavano l'arrivo del missile. Uno dei 100 scagliati ieri da Hezbollah. La milizia filo-iraniana respinge le accuse, mentre le forze israeliane sono sicure. Il missile con una testata da 50 kg di esplosivo è partito da una postazione a Sheba, nel sud del Libano, una di quelle colpite dai raid israeliani nelle ultime ore. Ora la comunità internazionale teme il rischio di una guerra totale e segue, con il fiato sospeso, l'evolversi degli eventi. E ora allora andiamo in diretta proprio nel villaggio di Majdal Shams, dove è arrivato Giovan Battista Brunori. Allora Giovan Battista, quali aggiornamenti ci puoi dare adesso? Beh, qui ci troviamo nel campo sportivo dove c'è stata la strage di bambini di ieri e questo è il punto esatto dove il missile proveniente dal Libano si è andato a schiantare, provocando appunto la morte di 12 bambini e ragazzi. Qui ci sono molte persone che sono venute a portare appunto la loro vicinanza alle famiglie di questo villaggio sconvolto. Il premier israeliano Netanyahu ha anticipato il suo rientro dagli Stati Uniti, è già a Tel Aviv e ha convocato il gabinetto di sicurezza, mentre qui sono giunti il ministro della difesa Gallant e il capo di Stato Maggiore Halevi. L'unico modo per evitare una guerra totale, hanno affermato dal Ministero degli Esteri, l'unico modo è quello che Hezbollah si ritiri dai confini con Israele. A Roma.